Niente, sono qua perché volevo salutare tutti i tifosi e la città di Legnano. Ci tenevo molto a ringraziare appunto i tifosi perché sono stati 2 anni importanti per me, sia dentro che fuori dal campo. Sono stati anni di crescita e niente, poi comunque non dimenticherò mai il primo anno dove comunque nonostante ci sono state delle difficoltà, non ci siamo vinte tante partite, mi sembra 11 su 30, quindi pochine, e abbiamo anche messo insieme un filotto di 9 sconfitte di fila. Al palazzetto c'era sempre un clima di grande serenità, non ho mai sentito giudizi cattivi, negativi nei confronti della squadra e quindi niente, avevo piacere veramente di ringraziarvi di cuore per il supporto. E niente, per avermi sempre apprezzato per quello che ho fatto sia in positivo che anche in negativo. E niente, poi ci tengo anche a ringraziare la società, quindi Marco Tajana in primis e Maurizio Basilico che tutti i giorni lavorano con grande serietà e passione per appunto mettere noi nelle condizioni di lavorare al meglio. Mattia, perché comunque mi ha scelto 2 anni fa. Mi ha dato una grande opportunità che fino allora nessun allenatore mi aveva dato, cioè quella di giocare titolare in questa categoria, e anche al suo staff tecnico di conseguenza, Alberto Mazzetti, Massimo Corrado, Silvio Saini, con i quali appunto si parlava di pallacanestro, ma lo si faceva anche con leggerezza. Appunto anche nel darti consigli tecnici oppure piuttosto che confidarsi su determinate cose, comunque lo si faceva, erano sempre in grado di trasmetterti grande leggerezza e metterti veramente in un mood sereno e tranquillo e per questo li ringrazio. Non da meno, volevo anche ringraziare di cuore coloro che magari appaiono meno, Lorenzo Prandi, Ferdinando Rubini, Mattia Mazza, con i quali comunque sono riuscito a stringere anche un rapporto umano che spero di coltivare nel futuro, perché comunque a ogni mia esigenza erano pronti a correre a destra e a sinistra per aiutarmi. E niente, quindi siamo arrivati alla fine di questa mia esperienza legnanese, però a nome mio e anche della mia ragazza, che abbiamo vissuto qua 2 anni molto, molto intensi e volevamo veramente ringraziare tutti quanti e la città per la sua splendida ospitalità. Quindi niente, spero di rivederci in futuro, se non sui campi di pallacanestro come avversario, magari appunto per coltivare rapporti di amicizia duraturi nel tempo. Quindi un grazie di cuore e a presto. Un abbraccio da Mattia.